Ciao Pietro, si torna a parlare dei T-RED, dei countdown che dovrebbero essere messi nei vari impianti semaforici con le telecamere. Lei a tal proposito ha presentato anche un'interrogazione in Consiglio Comunale. Sì, per sapere quando verranno messi questi contasecondi che ormai in molte città consentono a chi guida la macchina di sapere quando scatterà il rosso dopo il giallo. Invece a Pescara sono state fatte 50.000 sanzioni dai T-RED perché in realtà non c'è appunto l'ombra di questi contasecondi. Ieri l'assessore Santilli ci ha risposto che si possono mettere, ma che non sa quando verranno messi a Pescara. È una risposta credo imbarazzante per il Comune, perché a questo punto se il Comune non riesce a mettersi in regola con un dettame del Ministero, a questo punto dovrebbe sospendere i T-RED nel frattempo, perché parliamo di ormai una situazione nella quale brusche frenate rendono più insicure le strade, gli incroci, e le persone sono terrorizzate da passare lì sotto. 50.000 sanzioni, 20 milioni di euro di incassi accertati nel 2023. Se il Comune non è in grado di dire quando riuscire a mettere i contasecondi, visto che li deve mettere, come è stato scritto ieri in questa risposta alla mia interrogazione, a questo punto nel frattempo sospenda l'efficacia, visto che comunque sia il numero degli incidenti aumenta, non è affatto in diminuzione, visto che non c'è l'effetto sperato da questa amministrazione. Voi lo avete detto anche in passato, lo ha ribadito anche lei poco fa, restate critici perché dite che questi T-RED servono soprattutto per fare cassa. Lo dice anche il Comune questo, perché in realtà nel piano con cui è stato scelto, insomma, di dove mettere questi semafori, viene scritto che gli incroci più pericolosi sono altri. Quindi a Pescara ha alcuni incroci molto pericolosi che restano senza alcun argine. E questi invece che sono stati scelti per i T-RED non sono i più pericolosi, quindi la scelta che sarà fatta sarà proprio, noi crediamo, per far cassa, e il bilancio del Comune con 20 milioni di euro di incassi accertati dimostra che purtroppo avevamo ragione.